Marcelo Santos. Ciao, sono Cadaveria, dei Cadaveria, un saluto speciale a tutti i followers di Rock by Wire. Innanzitutto benvenuti e grazie per aver accettato questa intervista. Allora, state supportando le date italiane dell'Inquisitional Torture, del Tour de Cradle of Filth. Come è nata questa collaborazione? È nata per caso, perché seguo i Cradle of Filth e ho scoperto che avevano indetto un concorso a livello europeo per cercare delle band che li supportassero nelle date europee. L'ho trovato una cosa innovativa, nuova, nonostante in realtà arrivi da molto lontano come storia, è nuova oggi, dove nell'epoca del pay to play ho trovato una cosa meritocratica, e nonostante non sia nota per essere una persona fortunata, ho deciso di mandare la candidatura e questa volta qua ci è andata bene. Tutti voi, ad eccezione di te, Cadaveria, che dà il nome alla band, portate il nome di un personaggio cattivo di un film. Come li avete scelti? Puntualizziamo che i cattivi dei film di David Lynch, quindi è un omaggio che noi vogliamo rendere a questo regista che, secondo il nostro modo di vedere le cose, ha una visione più ampia dell'arte. È proprio quello che i Cadaveria cercano di tradurre in musica, ovvero non fossilizzarsi su uno stereotipo musicale, che sia il metal, che sia il gothic, che sia il black o il doom, bensì andare oltre, anche a livello visivo, anche a livello di immagine, anche a livello di comunicazione. Non vogliamo stereotiparci, ma bensì essere artisti a 360 gradi. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo, e da grandi fan anche di David Lynch quali siamo, cerchiamo di prendere spunto dalla sua visione dell'arte in generale, non soltanto musicale. Questa è nata un po' quasi per gioco, come cosa, nel senso che Marcelo Santos, poi è arrivato Killer Bob, Frank Wood, e man mano che la line-up ha subito cambiamenti, i nuovi membri hanno giocato pieno con noi, hanno preso, anche perché fortunatamente tutti quanti siamo fan di David Lynch, quindi ognuno ha trovato un suo ruolo in questo gioco, virgolettato, che è quello di entrare nell'universo linciano e di farlo nostro. Voi due siete i fondatori della band, e dopo l'uscita dalla band Opera 9, insomma, quanto avete portato di quell'esperienza nel nuovo progetto? Beh, le esperienze, come tutte le esperienze di vita, non si buttano mai via. Io sono assetata di esperienza, di incontrare persone che ne sappiano più di me e che siano sempre in grado di insegnarmi qualche cosa, anche perché poi io sono una persona curiosa. Né tantomeno rinnego il mio passato, quindi senz'altro il bagaglio di esperienze che abbiamo vissuto, parlo anche per te, poi se vuoi aggiungere qualcosa insieme all'interno degli Opera 9, non si butta via, perché è stata tutta esperienza, 10 anni di palco, di registrazioni, e diciamo che poi con i Cadaveri abbiamo trovato una dimensione più nostra, più libera, e musicalmente siamo adesso liberi di contaminarci con altri generi e di abbracciare tematiche che oggigiorno sentiamo più nostre, in quanto siamo cresciuti come persone, quindi magari non siamo più soltanto legati a determinate tematiche che potevano essere la stregoneria o il paganesimo di 20 anni fa. Ma anche musicalmente parlando, abbiamo messo da parte quello che era il mood della precedente band e abbiamo cercato proprio di reinventarci senza nessuno stereotipo musicale, rifacendoci anche alla concezione di arte che ha David Lynch. Abbiamo cercato proprio di reinventarci, quindi sì, è vero che abbiamo fatto nostro dal bagaglio culturale dell'esperienza precedente, ma messo da parte per reinventarci. Certo, okay. Un'altra cosa, che uno step in avanti che abbiamo fatto senz'altro, è stato quello di diventare produttori al 100% di noi stessi, quindi noi abbiamo i nostri studi di registrazione dove noi registriamo, quindi le produzioni sono 100% Cadaveria, e questo ovviamente ha richiesto un grosso sforzo da parte nostra, un grosso impegno, uno studio, ma ci rende molto fieri di quello che facciamo, perché crediamo che le release, le nostre 5 release, le nostre 5 album siano, diciamo, competitivi dal punto di vista del sound. Quali sono state le vostre influenze e quali sono invece le influenze che oggi riescono a dare vita al vostro essere creativo? Beh, dal punto di vista musicale io parlo per me, perché il background musicale dei componenti dei Cadaveria è comunque abbastanza variegato, differenziato, quindi
ognuno ha fatto il suo percorso, anche se siamo uniti tutti e due, tutti e cinque dal marchio ovviamente del metal. Perché lapsus, tutte e due vuol dire che cioè, alla fine siamo anche bene. Quindi musicalmente io ascolto, il mio gruppo preferito sono i Tool e ascolto ultimamente molto stoner e roba come 70s e mi piace essere contaminata anche da quello e poi vabbè sono cresciuta con Mercyful Fate, Venom, Frost eccetera eccetera. E oggigiorno mi piace molto andare per esempio ai concerti underground e scoprire delle band nuove che mi sapevano stupire. Quindi non sono una grande fan dei grandi eventi, ma preferisco andare a sentire musica nei club. Dal punto di vista delle liriche invece l'ispirazione nasce dalle esperienze personali, quindi non è qualcosa che si raccoglie in giro, ma sono le esperienze, le cose che vivi, le cose in cui credi, o le cose che leggi, i film che vedi, le persone che incontri, le emozioni che hai, che cerchi di trasmettere in musica. Per me questa è una cosa molto importante e bella da fare perché mi permette di esprimermi e a volte anche di mettere nero su bianco determinati stati d'animo non particolarmente buoni, positivi, in modo quasi da esorcizzarli. Il mood a cui noi ci rifacciamo è quello un po' old style, ovvero quello dell'heavy metal anni 80, perché eravamo adolescenti in quel periodo lì e questa era la musica che ci dava le più forti emozioni in quel periodo lì. Invece dal mio punto di vista personale, lei esposto il suo, io espongo il mio, ho smesso, mi dispiace ammettere questa cosa qua, ma ho smesso di ascoltare musica perché non ho più le stesse emozioni che avevo in quel periodo lì. È vero, noto che ci sono sempre band migliori, batteristi stratosferici, ma non ho più le sensazioni che avevo quando ero adolescente, ma questo per un fattore di età, quindi smetto di ascoltare e mi reinvento. Tutti sanno che non sono un super batterista, ma questo ne faccio gioco forza, ovvero un Silence, c'è un pezzo dove suona una mazurka, un tango, sono cose diverse dall'heavy metal, queste fanno sì che siamo diversi, ti possiamo piacere, non ti possiamo piacere, ma non potrei dire che abbiamo copiato quel gruppo lì. Restando in argomento, quanto pensate sia cambiato il sound che avevate inizialmente dal 2001, dall'anno di fondazione della band ad oggi? Come pensate che sia evoluto? Io penso che il sound... Avete già, penso, risposto in parte a questa domanda. Sì, penso però... che non sia tanto cambiato, nel senso che il trademark della voce di Cadaveria è abbastanza riconoscibile. Il resto si può reinventare di volta in volta, però quando senti la sua voce presumo che sia abbastanza distinguibile nel resto del panorama metal internazionale. Quindi noi come musicisti abbiamo abbastanza libertà e possiamo continuare ad evolverci e quindi non è che si è evoluto il sound, continua a cambiare, ma... Anche in sede di registrazione, gli sforzi che sono stati fatti sono tanti, per esempio Silence ha comunque un sapore di qualcosa di vintage, però reinventato e diciamo pensato nell'epoca 2015. 2014 in realtà, perché è uscito l'anno scorso, ma comunque nell'epoca, intendo dire nell'epoca contemporanea. Ok, invece potete dirci come nasce una vostra canzone? Hai mai visto il film Il batterista nudo? Sì. Sì. Così. Ci sono esperienze diverse nella parte compositiva, il ricordo più fresco ovviamente è la composizione di Silence dove forse per la prima volta in maniera veramente separata sono nati i riff di chitarra e le voci. E principalmente il responsabile della composizione dei riff di chitarra è Dick Loren, che risiede in Sardegna e quindi è fisicamente lontano da me. Lui ha composto una serie di riff, ci scambiamo ovviamente grazie a internet i file, si costruisce la struttura della canzone magari anche a distanza, però la scelta di accoppiare un determinato testo che avevo scritto in autonomia a quella specifica canzone è avvenuta poi nel momento in cui ci siamo unite, abbiamo passato io e lui tanto tempo insieme per condividere le emozioni. Io ero curiosa di sapere che cosa aveva fatto nascere in lui l'input, qual era stato l'input per quel determinato pezzo, e quindi ho unito un brano che aveva un testo che mi sembrava che si sposasse meglio. E questo modo di lavorare arricchisce molto il brano, perché poi man mano che anche gli altri componenti entrano a lavorare sul pezzo,
portano delle loro nuove idee e siamo tutti abbastanza maturi da accettare le idee degli altri, le critiche che arrivano anche dagli altri, e quindi questo lo prendiamo come uno spunto positivo per arricchire la canzone. Un po' come il telefono senza fine: alla fine c'è una cosa, alla fine ne viene un'altra, inizialmente non hai neanche bene idea di quale potrebbe essere il risultato finale, poi quando lo ascolti dici ok, questi sono gli arrangiamenti eccetera, ma mi piace, questa è la nostra, siamo noi. Okay. Invece c'è una canzone a cui siete particolarmente legati, e se non siamo troppo indiscreti, anche perché? In generale, o di quest'ultimo album, guarda, ti rispondo di getto, generale, purtroppo non è un bel ricordo, perché la canzone Death Again, che compare in Silence, è stata scritta dal punto di vista del testo da me, in ricordo di un mio amico che purtroppo se n'è andato improvvisamente 2 anni e mezzo fa, e parla di morte, questa morte che ritorna, perché è un po' come uno spettro che ci sovrasta, che ci guarda da lontano, sovrasta tutta la vita, è lì presente, noi sappiamo che c'è, perché è una cosa certa, ci condiziona, a volte siamo portati, quando siamo un po' tristi o paranoici, a pensarci un po' troppo. Io parlo per me, trovo la forza dentro di me, invece io alla fine sono una persona positiva, di andare oltre determinati pensieri, però insomma, visto che nella vita in passato ho avuto altre esperienze simili, dove ho perso delle persone improvvisamente da un giorno all'altro che amavo molto, e questo è il motivo per cui è Death Again, purtroppo, era ritornata ancora. Sì, in linea di massima diciamo che parlare di un brano preferito per un artista penso che sia uguale un po' per tutti quanti, sia un po' come per dire a quale figlio vuoi più bene, sono tutte tue creature, quindi se me l'avessi chiesto un anno fa ti avrei detto in generale horror metal, adesso ti direi in generale Silence, perché è figlio nuovo uscito, quindi sei orgoglioso di quello, quindi in generale Silence rispecchia alla perfezione quello che sono i cadaveri oggi, quindi ti dico il brano di apertura, dai, mi sbilancio, il brano di apertura, vero, è uno che ci rappresenta appieno come siamo oggi. Ok, riguardo il genere black metal in Italia, quale pensate sia il suo stato di salute, diciamo? E tradotto vuol dire... Che non ascolto più niente, non ascoltando più tanto tante nuove proposte musicali sono rimasto un pelino indietro, quindi nuove proposte non le conosco. Mi piace molto, adesso non so se vado un po' fuori tema, però la proposta musicale di Forgotten Tomb, perché loro riescono a contaminarsi, quindi c'è un link qua con anche quei cadaveri, che loro si propongono un genere, che possiamo anche definire... Che ha anche delle grandi partiture comunque, no? Ma infatti c'è un black metal ma molto contaminato, sì. Perché se devo sentirmi il black metal vero vado ad ascoltarmi Welcome to Hell, vado a sentirmi Blood, Fire and Dead, quindi invece nel panorama europeo, perché purtroppo sono molto mondiale, vecchie, quindi vado ad ascoltarmi le cose vecchie. Invece il tutto rapportato in un panorama diciamo mondiale o europeo, se vogliamo tenerci anche più stretti. No, sono rimasto indietro, vado a sentirmi quello che quando ero adolescente mi dava delle emozioni, ovvero il black metal nascente, Bathory, Venom, insomma. Allora, avete costruito un ottimo seguito all'estero, soprattutto in Sud America, ma non solo comunque. Pensate che in questi paesi ci sia più spazio per questo genere musicale? C'è più emozione, se la tirano di meno e hanno più voglia di far festa, e quindi ti seguono con un pathos e un amore che è veramente sconcertante. E credo che fondamentalmente sia questo. E ho visto anche le band di supporto, per esempio in Messico, che hanno aperto i nostri concerti, comunque sono supportate anche loro, quindi non c'è forse quella esterofilia che c'è in Italia di accogliere con così tanto garbo le band da fuori, band straniere, magari di stampare un pochino le band italiane. Parlo ovviamente facendo di tutta l'erba un fascio, poi ci sono senz'altro le eccezioni, che sono quelle che fanno andare avanti ancora adesso l'underground italiano. Allora, ci sono generi come appunto diciamo nel nostro caso il black metal, in cui il look ci si aspetta diciamo un look molto costruito, quasi delle maschere, delle cose. Voi invece avete una scelta molto sobria nel look. È una cosa a cui non date importanza semplicemente, oppure è una scelta ben precisa? Beh no, attenzione che noi diamo molta importanza all'immagine, tanto è vero che
le ma non tanto la, io penso parlo più della maschera, della cosa. Certo, sì, no, ho capito, ma è vero che se noi possiamo apparire poco appariscenti, in realtà c'è una cura forte dell'immagine sia a livello di video che di fotografico, perché certo, noi diamo la stessa importanza dell'immagine alla musica, perché se uno non ti conosce, attraverso una tua immagine deve capire già che genere di musica fai. Viviamo in un mercato molto contaminato, molto sì, che è sotto pressione. Sotto pressione, quindi tu devi già dare qualcosa che si distingua. Aggiungi il fatto che sia io che lei lavoriamo sull'immagine, poniamo molta cura a questo. Sul palco non vedrai mai questa accuratezza nell'immagine, anche se cerchiamo comunque di dare un minimo, perché pensiamo principalmente a dare un messaggio musicale, che questo alla fine è quello che conta. Il titolo stesso dell'ultimo album. Il titolo stesso dell'ultimo album. Voleva arrivare a questo. Cioè silence, silenzio. Non c'è più rumors attorno alla band, ma ora parla la musica, e speriamo in quell'album lì di aver fatto tacere tutti i discorsi. Band con la cantante donna, immagini truccati da zombie, queste cose qua. C'è comunque un messaggio musicale, che è la cosa per noi più importante. Altresì importante, come dicevo prima, è il messaggio visivo, ma questo deve essere un qualcosa che mi identifica, nel senso, se vado in un negozio e voglio comprare la Pausini, non comprerò mai il disco dei Cadaveri, perché hanno questa faccia qua brutta. Voi siete una band che decisamente è riuscita a ricavare il proprio spazio nell'ambito del difficile panorama musicale, sia italiano che estero. Quali sono, diciamo, i consigli che potete dare a chi approccia adesso magari a questo difficile percorso? Mi stai chiedendo quale ci di consigliare nel panorama generale? Qualche consiglio che potete dare alle band che vogliono iniziare come voi un percorso e ricavarsi anche loro un piccolo spazio? Cioè, posso fare una citazione del nostro vecchio bassista? Certo. Piantatela lì. No, scherzi a parte. È una... viviamo al giorno d'oggi una realtà molto diversa rispetto a quella in cui abbiamo iniziato noi. Quando abbiamo iniziato abbiamo avuto la fortuna di avere pochi mezzi ma molta risposta, quindi bastava che tu facevi un demo tape e al tuo primo concerto avevi 3.000-5.000 persone che ti venivano ad ascoltare. Oggi non è più così, quindi per una nuova band quello che ho detto prima, giocando, in realtà è abbastanza serio, nel senso che fatevi tanta gavetta in sala prove, non fate dei CD così a caso, perché poi comunque la realtà si deve rispecchiare sul palco, quindi se tu mi suoni benissimo su un CD non vuol dire che mi rispecchi quella realtà sul palco, quindi tanta gavetta. Oggi purtroppo il metal non paga più le nuove band, e quindi armatevi di sana pazienza e tanto spirito di volontà. Anch'io sintetizzerei con perseveranza e umiltà. Ok, adesso una domanda più tecnica per Cadaveria. Come riesci a passare da un cantato melodico ad un cantato violento e in scream con questa facilità? È frutto di uno studio oppure è una dote che hai scoperto? Sì, allora, avere già è senz'altro frutto il fatto di riuscire a switchare soprattutto sul palco, quindi in sede live, perché poi in studio di registrazione fai un po' quello che vuoi, ti prendi tu i tempi, invece in sede live a switchare così facilmente è frutto di non di studio ma proprio di pratica. Io nasco come cantante puramente growl, quello è il tipo di cantato che mi è venuto naturale fin dal primo approccio con il microfono, un cantato di cui inizialmente vi devo dire, sto parlando di lontano 91-92, mi sono anche un po' vergognata perché ero l'unica e dicevo, mio, questa voce qua. Lui mi dice, guarda che ci sono anche gli Holy Moses, e quindi ok, non sono l'unica, vado avanti. E poi abbiamo fatto insomma anche successo, sempre tra virgolette, anche per questo. Invece l'approccio alla parte melodica è stata una cosa che ho avuto in un secondo momento, per la quale ho preso delle lezioni, perché insomma dovevo imparare da zero. Fortunatamente ho un'intonazione, però saper usare la voce è un'altra cosa. Una volta imparate queste due cose qua in maniera distinta, in realtà poi sono tre, perché il mio growl è anche uno scream, per cui i registri sono tre nella fattispecie, c'è poi un quid qua dentro che tu switchi, e una volta che sai come fare, come appoggiarti usando tutto il corpo, la testa, la cassa toracica, eccetera,
e tanta energia arrivi a fare questo. Allora, siamo ormai a un anno dall'uscita del vostro ultimo lavoro, Silence. Possiamo chiedervi se avete già iniziato a lavorare a qualcosa di nuovo? Cosa bolle in pentola? Tanto, tanto, fortunatamente siamo una band ancora attiva nonostante l'età. E di solito programmiamo all'uscita di un nuovo album quello che sono gli obiettivi per il prossimo lavoro. Anche in questo caso l'abbiamo fatto, gli obiettivi sono chiari. Stiamo lavorando in studio alla pre-produzione per adesso di un discorso che esula anche da quello che è il discorso Cadaveria in sé. Stiamo cercando di fare una cosa più coinvolgente e presumo a un anno a questa parte sarà già pronto il prodotto. Quindi al di là del lavoro in studio avete anche altri progetti che... Sto parlando di lavoro in studio, che però è una cosa che è un progetto un po' più complesso, un po' più ambizioso anche, che vedrà non solo coinvolti i Cadaveria. Ok, quindi... Però gestito da noi, nel senso gestito da noi, quindi è una nostra volontà. Ok, ringraziamo tanto per la vostra disponibilità. Grazie a voi. Yeah.